Il secondo tempo è cominciato. L'Austria adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Grande occasione. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Si riparte con un fallo laterale. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Dragovic. Prova la giocata nello spazio. Trova il compagno in ottima posizione. Hanno trovato il gol! Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Si riparte di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo ogni spazio. Sono in un buon momento, Fabio. Hanno trovato il gol del pareggio all'inizio del secondo tempo e possono anche puntare a vincere la partita. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. C'è il colpo di testa! Ma sul rimbalzo e c'è il gol del Galles. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. E passano in vantaggio. Può provare. Ha segnato! Hanno recuperato con grande grinta, non si sono mai dati per vinti. E si è inventato una conclusione violentissima. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Nuovamente in parità, non mollano mai. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione, stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Occhio a cross. C'è la verticalizzazione. Vuole la profondità. E trova bene il compagno. Non c'è fuori gioco, si va. Tocco preciso. C'è il cross. Prova la conclusione. E c'è il gol dell'Austria. Sono di nuovo in vantaggio. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Ramsey. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Cerca ancora una palla profonda. C'è un'opportunità. Bale. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. È sulla palla, i compagni aspettano e traversone. Incornata! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione dell'avversario.
mette in avanti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Si avvicina alla porta. Attenzione! E il portiere respinge. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Cercherà di metterla in mezzo. Allontana il pallone. Sulla destra, ma i compagni non lo assistono. La mette dentro. Buon intervento difensivo. Riceve in ottima posizione. Ramsey. Bale. Trova il canale sulla fascia. La gioca in area. Allontana. La gioca lunga. Lungo passaggio in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Il cross da dietro, salta e colpisce di testa. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Che delusione, un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Cerca l'uomo là davanti. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Ecco che parte il cross. È mancata un po' di precisione. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Prova il filtrante. Qualche istante e sarà tutto finito. Prova la giocata nello spazio. Pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso. Non c'è più tempo da perdere. Mancano pochi secondi alla fine. Bale. Sono gli ultimi minuti di gioco, non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Palla profonda a cercare lo spazio. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria, hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Erano partiti male, ma sono riusciti a imporre il proprio gioco e conquistare una vittoria meritatissima.